dan 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 dan. Nelle puntate precedenti. Di 5 punti fa. Ah, i dadi sono toccati, quasi probabilmente. Più o meno. Non credo. Fanno solo 6, dai, non è possibile. Beh, ma ho sentito che quando hai tirato tu hai fatto 2 più 1, quindi ne dubito. È la mia giornata fortunata. A quanto pare. Vorrà dire che il tuo personaggio morirà in loot settimana prossima. Ah, c'è loot settimana prossima, sì. Non c'è. Allora, settimana prossima c'è anche Zippo e Briglio, quindi facciamo. Mi andava di continuare. E poi probabilmente ci fermeremo un po'. Comunque. Perché? Perché io ho un parziale. Ah, ok. E poi lui ha la maturità più avanti. Ah già. Tocca a te. Quindi. Your turn. Fortuna. Grazie. Niente tesina, però c'è altre cose. Ah già, è cambiato tutto. Minchia, su serio. Sì, la tesina se la copiavano tutti. È vero. No, è io sono l'unico coglione che l'ha fatta da zero. Ma io l'ho fatta per i cazzi miei. Vabbè, devo soltanto studiare e basta. Va bene, continuiamo che toccava, basta. Mi ricordo dove eravamo. I bagni della rete. Appunto, e c'ero io che dovevo cagare tantissimo. I bagni della rete. Allora, io sono i bagni che c'era. Sì. E quindi perché l'hai fatta venire qua? Per poter parlare con lei di. Ok, allora ti racconta un po' di più la storia con sua madre, di come è cresciuta, eccetera, che credeva che a quanto pare suo padre era una sorta di... divinità? No, ma quasi, di guerriero cacciatore che appunto aveva questa... girava sempre con una spada e era uno dei pochi che praticamente... era uno di quelli che non era cresciuto su Arrakis ma che era stato preso ma che anche dopo a quanto pare praticamente si muoveva a terra a piedi anziché con una cavalcatura a quanto pare, cioè questa era la storia che aveva raccontato, però se tu sei sempre stato qua dice probabilmente era più un riferimento alla sua vita passata, che si spostava a piedi e mai in groppa a una creatura. Ah sì, no, ero... Cosa che per la gente di Arrakis è stranissimo, perché non puoi andare in giro a piedi, se vai in giro a piedi vieni preso su Arrakis. Sì, noi andavamo in giro in una tribù, sono stato parte di ben 2 tribù prima di andare su Arrakis. E io ho una domanda per il master, fuori gioco. Ma tipo con l'indagatore che dice anche quando cerchi conoscenza, ma in che senso cerchi conoscenza? Qualsiasi conoscenza. Cioè, in teoria tu puoi fare, tu fai un tiro di dado, no? Sì. E a seconda di quello che chiedi c'è una difficoltà. Ogni dado, oltre alla difficoltà, è una domanda extra che puoi fare. Ok, io allora vorrei chiedere una cosa. È letteralmente non è che qualcuno la sta cercando per ucciderla? Ma qualcuno la vorrebbe morta? Ok, sembra un po' strano da chiedere. No, ho in pratica 2 domande. Una... chi è a cui potremmo andare che, anche se scoprisse che io sono suo padre, non sarebbe così scandalizzato? Cioè qualcuno di cui lei si fida e qualcuno che invece dobbiamo evitare assolutamente. Perché okay, se lo scoprisse ne potrebbe... Però mi dispiace, questa è un tiro di difficoltà 4, comunque. Dai, il 4 dice bello, ma chiederei? Non mi... Cioè lo chiedi direttamente a lei, c'è qualcuno a cui possiamo andare in più di fidi? Ah, ok. E allora... Cioè, dopo la tua famiglia non è rimasto proprio nessuno. Facciamo le difficoltà 3 allora. Vieni dal vecchio Berni. E c'è lei che mi aiuta. Mi aiuta a ricordare. Ah, allora è difficoltà 4 e ti dà un dado extra. Ah, cazzo, no. Hai ragione, è esattamente quello che fa. È da regole. Bravo, grazie per averlo ricordato. Diverti. Merda! Ne ho fatti 3! 3 e un 6 e un 2 4. Ok. Allora, no, purtroppo lei è troppo giovane per avere effettivamente delle conoscenze. Praticamente fino a ieri era una bambina e adesso si ritrova immersa in questa roba politica. Potrei utilizzare un punto avventura per tirare un dado in più. Un punto avventura? Un punto... Ma tu non ce l'hai, gli hai già spesi. Non li avevi spesi? Come no? Hai detto mica avevi preso qualcosa?
non ho preso un fatto. Io ah, tu l'hai spesa. Esatto. E okay. Tu non hai trasformato il tuo personaggio in una loli, quindi mi sa che... Sì, tutto. Sì, ce ne sono ancora due. Scusa, mi sono un po' confuso voi due. Bello che tutti praticamente parlano solo di James Gunn. Sì, ovviamente. Minchia. E beh... Ma io voglio saperlo da cui possiamo andare. Se c'è qualcun altro che possa reclutare nella nostra tv. Sì, ci sono. Dobbiamo sì. Aspetta che venga io da voi piuttosto. Niente. Quindi? No, ok. Purtroppo non riesce a trovare questa conoscenza. No, se, posso farlo mettendo astuto e quindi tirando un dado in più perché ho aumentato il cervello di uno? No. Che cazzo. Tra l'altro quando hai detto merda ho pensato che non avessi fatto neanche un successo. No, ne ho fatti tre. Ok. Ok, e quindi... No, appunto lei non comprende benissimo queste cose esattamente. Ok. Lei semplicemente è un'orfana, che ha scoperto che potrebbe avere ancora un genitore vivo e deve venuto a cercare. Ma non ha tipo delle serve, delle guardie, delle matrigne? Ha della servitù, sì, però è un po' per il suo stato è praticamente una servitù comune. Okay. Non è una servitù a quelle dame. Non ha proprio delle persone che lavorano per lei. Ok, non ha altre sorelle e fratelli? No. Ok. E... un po' più... E inoltre ti racconta anche quella cosa che ti avevo detto, cioè che l'unico modo che avrebbe di farti entrare nella famiglia sarebbe via matrimonio, ma ovviamente è una cosa assurda. Mm-hmm. E per questo non sa che cosa fare, perché comunque... Okay. Potremmo farmi sposare con qualcun altro della classe di illuminatori. That's gonna be hard. Sì, lo dico in inglese perché è come l'ho immaginato. Cavolo, sei un po' in uno stallo. Perché io non posso entrare nella sua casta. Quindi dovrò portarla via dalla casta qui ora. Quindi devo fuggire. No, dopo non ti trovo più. No, fuggire con te, devo dire. Fuboni. Questo è metagame. È metagame. Sì, in effetti. Cazzo, che idea. E quindi per ora non lo sappiamo come fuggire, quindi... Tutto per incontrare il vecchio Bernie. Pensa un modo per fuggire da Lattis. No. Io so un modo per fuggire da Lattis. No. Beh, te l'ho detto, te l'ho già detto, è lasciarsi cadere dal punto più basso. Okay. Che comunque è una bella caduta. Vabbè, potrei comunque chiedere la rete dei miei contatti, perché comunque ho gli scrocconi con cui... che mi procurano i materiali, se le loro... Le pulci che mi procurano i materiali, se loro potrebbero darmi una mano a farti sparire. Ma lei non vuole sparire, comunque. Non vuole andarsene da Lattis. Cioè, al momento sta cercando qualcuno di supporto, per lei fuggire... devi guardarlo dal suo punto di vista, lei non conosce altro, comunque. Niente, quindi andremo al castello dicendo che sono... Cioè, praticamente, se la gente che lavora per te sono pulci, la gente che lavora per lei sono scrocconi. Okay. Quindi è tutta la gente abbastanza di alto livello. Ecco, una cosa, intanto, mentre voi siete lì, visto che lui adesso non ha più un mantello, vedi che c'è il paladino che segueva la ragazzina. Ok, mio fratello è lì a fianco. Sì. Io sono sulle tribune. Sì, esatto, però lui è lì. È lì, e mi vede? No. Coraggio, cioè, coraggio. Comunque non ti riconoscerebbe. Ti ha visto per 2 secondi e non ti ha cagato. È vero. Non più di tanto. Semplicemente lo noti perché ha proprio il simbolo e lo riconosci da prima. Ehi, fratellino. Per caso conosci quella guardia? Oh, è un ex gladiatore, sì. Adesso è un paladino, da quel che ho sentito. Da quel che... un paladino? Sì, perché sa plasmare come te, anzi... Sì, sa decisamente plasmare in combattimento, soprattutto. Oh, cavoli. Quindi è un tipo molto pericoloso, estremamente. Dici?
staccagli la testa, staccagli la testa. Non così, così, così. Ah, così. No, non così.